La battaglia per un nuovo umanesimo è diventata centrale. Un umanesimo che sia la fucina di un nuovo pensiero politico capace di far uscire il mondo dalla crisi e di aprire nuove prospettive di vita all'umanità. Ampi, Arci, CGL, Libera, Giustizia e Libertà, WISP, ATTAC, Liberi Uguali, Sinistra Italiana, Articolo 1 MDP, Partito Democratico, Possibile, Rete delle Donne, Festival Resistente, Partito Socialista Italiano, Circolo Coracanè, Arci Gay, La Martinella, Rete degli Studenti Medi, Agende Rosse, Peppino Impastato, Partito Comunista Italiano, Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Coordinamento dei Genitori Democratici, Coordinamento delle Donne, I Radicali della Maremma. In questa piazza c'è la città, non una sala, una sola area politica che sfila in solitudine. Grosseto, città aperta ai venti e ai forestieri, sta ancora una volta dimostrando la sua anima migliore, la sua intelligenza, il suo gran cuore, perché vogliamo che in questi giorni in città prevalga il racconto di pace, di tolleranza e di accoglienza su quello dell'odio e della paura. Buona manifestazione a tutti, restiamo umani! Siamo con Beppe Corlito, presidente della sezione Ampi di Grosseto. Sezione Ampi di Grosseto che oggi ha organizzato insieme all'Ampi provinciale e all'Ampi regionale, in collaborazione attualmente anche con l'Ampi nazionale, una manifestazione di piazza per dire no fondamentalmente a quello che è il fenomeno non soltanto del razzismo, a quello che è il fenomeno attualmente del fascismo, ma anche a tutto quello che riguarda attualmente il fenomeno della chiusura all'umanità. Restiamo umani è il motto della giornata di oggi. Assolutamente sì. L'immagine migliore della manifestazione l'ha appena utilizzata il migrante del Pakistan che sta ancora parlando. Ha detto che quando si è imbarcato in Libia, che ha preso quella barca e si è avviato per mare, non ha visto la tempesta davanti, ha visto il futuro. Questo è il messaggio migliore dal punto di vista metaforico. Questa piazza può rappresentare il futuro. Questo futuro non può essere un futuro diviso. C'è la necessità che il movimento antifascista e democratico grossetano cambi passo. È necessario la massima unità. Due manifestazioni non ci hanno fatto piacere. Abbiamo messo in piazza 500 persone qua, sembra che altrettante siano dall'altra parte. Potevamo fare una grande manifestazione unitaria. Non ci si può discriminare sulla base dell'appartenenza politica. L'unica vera appartenenza è quella al fronte antifascista. Siamo in compagnia del presidente del COESO, Società della Salute, oggi qui per quello che riguarda la piazza dell'Ampi, presente non soltanto diciamo, per il richiamo naturalmente all'antifascismo, ma anche per quello che sono le problematiche legate naturalmente alle immigrazioni e anche al razzismo. Sì, la base sicuramente è quella dei valori antifascisti e antirazzisti, perché qualsiasi luogo, piazza in cui si professano questi valori è la mia casa, quindi sono ben felice di essere qui. Però diciamo oggi mi hanno chiamato per portare un saluto e un'esperienza, che è l'esperienza di quei sindaci, di quegli amministratori che hanno scelto di gestire il fenomeno dell'immigrazione in una maniera seria, coerente con lo spirito dell'amministratore pubblico. Insomma, sono quegli amministratori che fra la paura di perdere qualche voto e dire la verità ai propri cittadini hanno scelto la seconda opzione, perché chi dice che il fenomeno della migrazione è un fenomeno che si possa fermare con i muri, affondando i barconi, fucilando i gommoni, sono tutti termini usati in questi ultimi anni, dice una falsità assoluta. Questo momento storico è un momento storico in cui la migrazione è una realtà. L'Italia non è assolutamente un territorio che ha un'invasione di immigrati, basti pensare in 6 mesi ne sono arrivati 19.000
su una popolazione di più 60 milioni di persone. E quindi abbiamo deciso tutti insieme di aderire allo SPRAR, che è un progetto per l'accoglienza, per quell'accoglienza trasparente, per quell'accoglienza che ha come fine l'integrazione, che sicuramente non è una cosa di poco conto assumere posizioni pubbliche in cui è facile fare speculazione politica per raccattare qualche voto su un tema così delicato, però noi abbiamo scelto di essere seri anche a rischio di perdere qualche voto. Questo per quello che abbiamo naturalmente discusso relativamente al COES, alla Società della Salute, ma poi c'è anche un Giacomo Termine, sindaco di un comune della provincia. Le percentuali che hanno preso fanno capire cosa pensano i cittadini di Casa Pound. Quello che mi preoccupa è che questi ideali di intolleranza, di accettazione della falsità, di accettazione della bugia su un tema come l'immigrazione da parte di una buona fetta della popolazione cominci veramente a scatenare una guerra fra poveri che non ne beneficia nessuno. Perché questo è soltanto un intento di individuare un capro espiatorio per tenere il consenso, mascherare le proprie inefficienze, mascherare la propria mancanza dell'aver rispettato le promesse fatte. Ecco, a me più che Casa Pound, preferirei non parlarne, preoccupa un po' qualcuno degli ideali di intolleranza vera e cattiveria verso altri esseri umani. Siamo in compagnia della vicepresidente nazionale dell'AMPI, Vania Bagni, a Grosseto, perché l'8 settembre del 2018, con delle feste nazionali come quella di Casa Pound, l'AMPI assume un ruolo ancora fondamentale oggi. Allora, il ruolo dell'AMPI è sempre stato fondamentale, è che magari non era colto nella sua pienezza. Ci sono stati dei decenni in cui l'AMPI veniva identificata dai partiti, dalle istituzioni, ma anche dagli altri soggetti sociali, come l'associazione che si occupava delle corone, delle celebrazioni, no? Mentre l'AMPI stava dentro a un processo di crescita, di trasformazione, lo dimostra la piazza di oggi, perché quando l'AMPI chiama i soggetti rispondono, perché l'AMPI ha in sé dei valori, e anche se oggi i partigiani e le partigiane non ci sono più, ma gli antifascisti e le antifasciste che hanno fatto un percorso insieme a loro hanno assimilato un modo di pensare, una struttura mentale, e anche hanno imparato a conoscere l'AMPI per quello che è e per quello che deve essere, un soggetto che aggrega tutte le forze democratiche, come è stato durante la Resistenza, per creare l'anticorpo che è fondamentale, un anticorpo nei confronti verso il fascismo e verso il razzismo. Questa è la nostra funzione, ma è quello che siamo sempre stati. Adesso però abbiamo una voce più forte, e la nostra voce sarà sempre più forte se riusciamo ad essere sempre più unitari.